Economista, saluto nel frattempo a Roma, lo vedo già ospite, Roberto Reggi, direttore dell'agenzia del Demanio, benvenuto. C'è modo di ridurre il debito pubblico anche in maniera magari non enorme ma interessante, sappiamo come, le bellezze italiane, tra pochissimo ci arriviamo, ma vado al nostro sito tgcom24.it, sapete che è secondo, terzo sito di informazione per l'informazione seria in Italia, come in quanto consultazioni. Simona Pisoni, novità, spigolature che hai trovato? Sì, buongiorno Luca. Volevo mostrarvi subito una curiosità perché oggi c'è stato un incontro a Palazzo Chigi tra il Premier Matteo Renzi e il Premier iracheno al-Abadi, ma c'è stato, come dicevo, un fuori programma. Infatti andiamo subito sul sito a mostrarlo perché la foto parla più di mille parole. Vediamolo insieme. Eccolo qui, questa è l'espressione di Matteo Renzi nel momento in cui c'è stata la presentazione del Premier al-Abadi, perché c'è stato uno scambio di persona. Il militare infatti ha presentato non il ministro iracheno, bensì il presidente iraniano. E vediamola, ve la mostro in grande, così potete gustarvi l'espressione del viso di Matteo Renzi, che diciamo dice appunto molto di più di quanto si può raccontare. Andiamo a vedere anche le altre immagini. Questo è il momento in cui viene immortalato il disappunto del Premier, che si è accorto subito di quanto è successo. Ve la rimostro ancora, eccola qui, questa è l'espressione del Premier Matteo Renzi. È stato infatti il militare fulminato con uno sguardo nel momento in cui ha detto onore al presidente dell'Iran. E ovviamente questo è stato il picchetto d'onore. Poi c'è stato l'incontro e nel momento in cui si sono affrontati i temi più importanti come la collaborazione tra i due paesi. Eccolo qui. Queste sono le ultimissime. Vi invito poi a seguire tutti gli altri aggiornamenti su tgcom24.it. Grazie, grazie alla vostra redazione del nostro sito tgcom24.it. Allora, avete capito che Iran, Iraq non sono la stessa cosa, ma soprattutto dire Iran, e sapete le polemiche che ci sono state per la visita del presidente iraniano Rouhani, tanti soldi, tanti affari, big business, anche le ferrovie dello Stato andranno in Iran a investire, a costruire. Però, insomma, hanno fatto titolo mondiale, le statue velate o coperte, bene, ritornarci sopra con il leader iracheno, capiamo anche, insomma, il disappunto del Premier. Roberto Reggi, allora, Demanio, che cosa state facendo? Ho accennato brevemente, enorme debito pubblico italiano, però abbiamo tante bellezze nel nostro paese che sono sottoutilizzate quando per nulla utilizzate. Cosa pensate di fare e cosa state facendo soprattutto? Beh, intanto stiamo razionalizzando tutto il patrimonio pubblico dello Stato, cercando di limitare gli affitti che paghiamo ancora verso i privati. Quindi negli immobili pubblici mettiamo tutte le funzioni pubbliche, occupandoli al meglio. I beni che non sono più in uso governativo, non sono più strategici, ma che possono avere un mercato, invece proviamo a valorizzarli al meglio vendendoli oppure facendo operazioni di sviluppo, come nel caso dei fari, che non li possiamo vendere perché hanno ancora una funzione strategica, ma li possiamo valorizzare chiedendo ai privati di fare investimenti che possono quindi mettere risorse private su questi beni, pagarci un canone, fare in modo che per i prossimi anni possano continuare a vivere, a produrre reddito e a produrre ricchezza, altrimenti rischiano davvero di ammalorarsi e andare in degrado progressivo. C'è una quota di beni dello Stato che ha questa valenza, cioè beni straordinari messi in posizioni bellissime e avere queste caratteristiche. Faccio questo esempio dei fari perché abbiamo chiuso da poco la gara, abbiamo avuto tantissime offerte e quindi con soddisfazione possiamo annunciare che un'operazione di valorizzazione di una catena di beni di valore diciamo interessa molto di più che la messa in disponibilità e in valorizzazione di un bene singolo. In questo caso avevamo 11 fari appunto sulla costa e sulle coste del centro-sud,
abbiamo fatto un bando unico insieme al Ministero della Difesa e abbiamo avuto una quarantina di offerte che stiamo valutando e che quindi a breve individueranno i vincitori. Ecco, quanto questo si... è solo un esempio. Mi scusi, quanto si tira su, si dice così, da un'iniziativa di questo tipo? Perché io ricordo tanti altri esempi, la vendita o la svendita, a seconda dei punti di vista, delle auto blu, la vendita o la svendita degli aerei di Stato, ancora si discute se stanno ancora lì, se qualcuno se li compra, se costa troppo comprarseli, ecco. Nel caso del demanio, che è un'altra cosa, quanto vale? No, se parliamo dei fari non parliamo di vendita né di svendita, ma di una concessione di valorizzazione, quindi è un affitto temporaneo durante il quale noi valutiamo tre elementi: l'investimento che fa il privato, il canone che è disposto a pagare allo Stato e il tempo per cui vuole utilizzare il bene, fino a un massimo di 50 anni. Con questi tre variabili andiamo a fare una selezione che valuta anche la qualità del progetto. Qui vi faccio un esempio: l'unico che abbiamo già aggiudicato ha richiesto un investimento di 1,5 milioni di euro, paga un canone di 35.000 euro all'anno ed è stato chiesto per 19 anni. Quindi, in alternativa, il bene rimaneva fermo, si degradava e per lo Stato era un costo. Quindi direi che un vantaggio è evidente, anche se parliamo di cifre limitate, non certo in grado di abbattere il debito pubblico che ha ben altre dimensioni. Però è chiaro che moltiplicati per N queste operazioni di valorizzazione possiamo pensare di dare un contributo significativo alla riduzione della spesa pubblica, sicuramente, ma è anche una riduzione significativa al debito pubblico laddove possiamo mettere in vendita dei beni. E ci sono dei beni che non hanno valore strategico, ma possono essere dismessi tranquillamente, che stiamo provando a vendere in un momento difficile, oggettivamente, in cui qualsiasi cosa è difficilmente dismissibile, però se opportunamente valorizzata e messa nelle condizioni di essere regolarizzata dal punto di vista urbanistico, catastale, quindi messa nelle condizioni in cui l'investitore privato si possa avvicinare tranquillamente, beh, allora la possibilità di successo è molto più elevata. Chiaro, molto chiaro. Roberto Reggi, che guida l'agenzia del Demanio. C'è un'ultima ora però che viene dal mondo della politica, non che il Demanio non sia anch'esso politica, ma arriva dal fronte di Roma. Sapete che il centrodestra, a differenza del centro-sinistra dove spuntano parecchie candidature, il centrodestra è ancora in cerca di una figura. Sembrava potesse esserlo Rita Dalla Chiesa, era uscito questo nome nelle ultime ore, è stata Giorgia Meloni in particolare, leader di Fratelli d'Italia, a lanciare il nome di Rita Dalla Chiesa, tensioni forti, con però la Lega, Salvini, che non era dello stesso parere. Vedete, Comunali Roma, Rita Dalla Chiesa, non accetto la candidatura del centrodestra. Vi leggo anche il comunicato: ringrazio per tutta la stima e l'affetto, oltre ogni aspettativa, con cui avete accolto in questi giorni la notizia della mia candidatura a sindaco di Roma, dopo aver pensato a lungo alla possibilità che mi è stata offerta di poter essere portavoce della richiesta dei cittadini di questa città, che amo molto, ho deciso di non accettare. Ho capito, aggiunge, che le mie priorità continuano ad essere la famiglia, la professione. Ecco, questo in sintesi il no, il perché del no, ufficiale perlomeno, di Rita Dalla Chiesa. Poi invece c'è la candidatura effettiva, concreta, per quanto riguarda Milano, che è nella figura di Parisi, il nome era già stato fatto nei giorni scorsi, e lì si sta concretizzando la candidatura, il che renderebbe la corsa su Milano, lo diciamo l'altro giorno con una battuta, una corsa tra manager, tra figure di grandi esperti, di grisaglie, ecco, sarà detto così, grisaglie contro il popolo arancione, che invece rappresentava in qualche modo, di cui era rappresentante il precedente sindaco di l'attuale, tuttora in vigore, sindaco di Milano. Senta, questa è la notizia che devo dare, Roberto Reggi, per quanto riguarda l'attualità della politica. Allora, che cosa avete, oltre a questo che ha illustrato, che cosa avete in programma di fare?
Beh, intanto abbiamo messo sul nostro sito la georeferenziazione di tutti i beni che gestiamo per lo Stato. Sono 47.000 beni che qualunque cittadino può vedere e capire lo stato di utilizzo, lo stato diciamo, di consistenza, e quindi per i beni che sono diciamo, liberi, una quota percentuale ancorché limitata è libera, qualsiasi cittadino può promuovere delle iniziative di valorizzazione. Prima non era possibile perché la norma non lo consentiva, ma soprattutto i beni non erano conosciuti. Oggi, dal 1° di gennaio, questo è successo, è possibile vederli e poter quindi promuovere delle iniziative proprie. Quindi un cittadino, un'associazione e un imprenditore che ha in mente di fare un'iniziativa permanente o comunque per un periodo temporaneo in un bene dello Stato non utilizzato, può vedere il bene e promuovere attraverso il proprio sindaco questa iniziativa. Questo nella logica di valorizzare il più possibile i beni dello Stato che non sono in uso governativo. Sono beni di tutti noi e quindi tutti noi abbiamo a questo punto la possibilità di intervenire direttamente. Sono tante le associazioni che sono in cerca di una sede o piuttosto pensano di fare iniziative di utilità sociale, sono tanti gli imprenditori che vorrebbero fare iniziative magari in centro storico e sono alla ricerca di un bene e si chiedono come mai quel bene dello Stato abbandonato non possa fare il caso loro. Beh, adesso è possibile, quindi lo dico perché sì. Credo che insomma possa interessare a tutti. Poi tutte le altre iniziative che abbiamo in corso, ovviamente oltre alla gestione ottimale, quello che possiamo fare al meglio e alla manutenzione dei beni dello Stato, cerchiamo, come dicevo prima, di razionalizzarli ed efficientarli anche dal punto di vista energetico, tecnologico e del benessere di chi li occupa. D'accordo, grazie. Grazie a Roberto Reggi per averci illustrato le possibilità anche nell'ambito dell'agenzia De Mar. Vado al volo da Laura Cannavò.